Giovedì 8 ottobre 2015, io sono Fabio Ranfi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo i fatti principali. Secondo le anticipazioni della stampa, entro 12 mesi il cinema Apollo vicino a Piazza Liberty chiuderà i battenti per fare posto al nuovo Apple Store. Il negozio assomiglierà a quello di New York sulla Quinta Strada, con la forma di un parallelepipedo a pareti di vetro. L'amministratore delegato di Anteo S.p.A., Lionello Cerri, ha commentato amaramente la notizia, sostenendo che chiudere un presidio culturale di successo non sarà certo un passaggio indolore e che avrebbe preferito una scelta diversa. È stato inaugurato ieri il nuovo Garage Italia di Piazzale Accursio, nell'edificio che aveva ospitato in passato lo storico distributore Agip. Oltre all'Apo Elkan erano presenti anche gli altri soci, ovvero lo chef Carlo Cracco e l'architetto Michele De Lucchi. Il famoso edificio ospiterà ora la nuova sede di Garage Italia Customs, un'azienda che offre un servizio volto a modificare e rendere unica la propria automobile, motocicletta o qualsiasi altro mezzo di trasporto, grazie alla maestria dei grandi esperti del settore. Domenica 11 ottobre alle ore 6 aprirà la fermata monumentale della linea Lilla Linea 5. La nuova stazione, situata proprio nel piazzale, consentirà a cittadini e turisti di raggiungere con maggiore facilità lo storico cimitero milanese. La metro andrà a coprire anche la zona Sarpi e Procaccini, quartiere caratterizzato da numerose attività commerciali e la fabbrica del vapore, punto di riferimento culturale sempre più frequentato dai milanesi. Per festeggiare l'apertura della 18ª fermata della Lilla è stata organizzata una grande festa cittadina con mostre, tour guidati, musica e attività per bambini. E chiudiamo con la cultura, perché è cominciata la vendita dei biglietti che il Teatro alla Scala riserva ogni anno al Comune per la prima del 7 dicembre e che l'amministrazione ormai da 5 anni rende disponibile per tutti gli appassionati che vogliono contribuire all'iniziativa La Scala della Solidarietà, grazie alla quale negli scorsi anni sono stati raccolti 720.000 euro, poi devoluti a progetti di carattere sociale. Quest'anno la protagonista della prima sarà l'opera Giovanna d'Arco di Verdi, diretta dal maestro Riccardo Scialli. E con questa notizia è tutto, io vi ringrazio di averci seguito, l'appuntamento come sempre a domani con una nuova puntata di Good Morning Milano. A presto!